Sport a chilometro zero con la Sangiovannese Calcio che questa settimana, questa domenica, dopo una lunga attesa, quasi oltre 4 mesi e mezzo dall'ultima partita di campionato giocata, sarà di nuovo in campionato, sarà di nuovo di scena a Prato, o meglio a Montemurlo contro i Lanieri di Paolo Toccafondi che hanno vissuto una settimana piuttosto travagliata. Sarà una formazione giovanissima, quella agli ordini di Simone Settesoldi. Probabilmente ci sarà qualche innesto di esperienza, si era parlato di Chalamet, anche se non ci sono al momento comunicati ufficiali, ma è una classica partita dove la Sangiovannese ha tutto da perdere e niente da guadagnare. Servirà tenere la testa bella concentrata, magari servirà sciorinare una prestazione come quella vista contro il Modena, che ha davvero convinto tutti, sia dal punto di vista tattico che del gioco. Per cui, insomma, ci sarà un avversario importante, un avversario che non dovrà essere sottovalutato. Una Sangiovannese che ha nel proprio motore un nuovo attaccante che è Riccardo Loffredo. Classe 99, ha giocato per un breve tempo a Vibo Valentia contro la Vibonese. C'è stato soltanto un mese il giocatore che, appunto, da giovedì è arrivato a rinforzare l'organico. È una vecchia conoscenza del calcio toscano perché, pur avendo soltanto 19 anni, ma a 17 anni ha esordito con gol a Grosseto, 16 presenze, 5 marcature per lui. Quindi è un rinforzo di notevole spessore per la formazione azzurra che, come vi ho già detto, proprio questa domenica, come del resto tutta la Serie D, comincerà il proprio campionato. Non ci sono grossi infortuni per quel che concerne l'organico. Renato Buso ha praticamente tutti gli effettivi a disposizione, non resta quindi che attendere ancora qualche ora e vedremo al debutto in questa stagione, in questo campionato 2018-2019, la nuova Sangiovannese che parte con l'unico obiettivo chiaramente di salvarsi. Se poi, come l'anno scorso, riuscirà ad ottenere tanti punti nel corso delle partite, magari potrà pensare anche a qualcos'altro, però insomma l'obiettivo primario è quello di centrare quanto prima la salvezza. È tutto, ci risentiamo alla prossima occasione, naturalmente su Sport a chilometro zero e su www.forzasangio.it.